Buongiorno a tutti, sono Riccardo Iacovacci. Questa mattina volevo appunto mostrarvi un nuovo prodotto che è uscito da qualche giorno e darvi anche una piccola spiegazione tecnica e una spiegazione dell'uso del prodotto. Allora, qui abbiamo l'impugnatura Nemesis verde con una manopola del Santoprene arancione, monta anche una slitta destra e poi abbiamo il prodotto nuovo. E abbiamo il prodotto che era in vendita precedentemente, che rimane sempre in vendita insieme al prodotto nuovo. Allora, un attimino vi illustro le differenze e anche le caratteristiche del prodotto nuovo. Allora, questa appunto è la staffa che era in vendita precedentemente, che ancora, ripeto, rimane in vendita, non viene appunto tolta dal mercato. Veniva venduta in due misure, cioè una misura da 40 e una misura da 80, e era disponibile in tre materiali: alluminio anticoro, dall'acciaio inox e carbonio. Mentre nella nuova staffa abbiamo soltanto per il momento l'alluminio anticoro con ossidazione dura 30 micron. Esteticamente è molto simile, però la differenza è che quando questa qui, durante le operazioni di caricamento, dovevo appunto sganciarla, lasciarla a penzoloni, caricare il fucile e poi inserirla nella sua sede. Mentre con la staffa twist questa operazione è stata nettamente facilitata. Io qui ho la mia telecamera, prendo la telecamera verso l'esterno, faccio la rotazione, telecamera nella parte sotto, qui sono libero, carico il fucile e riporto tutto nella parte di sopra. Questo è un movimento che veramente è eterno. Può anche essere antiorario, non ha nessun problema. Quando giro la telecamera posso riprendermi durante la discesa, e il momento che faccio appunto che arrivo sul fondo posso riportare la telecamera a guardare la preda, a guardare l'azione di pesca. Perciò ha una doppia funzione, ma la funzione principale è quella di facilitare i caricamenti dei fucili. Comunque, questa qui è appunto la staffa twist. Tacchetto in acetalica che vi garantisce l'eterno integrità del prodotto, nel senso non si usura, il POM è veramente un materiale eccezionale per fare queste cose. Mi sembra di avervi detto tutto. L'unica cosa che appunto volevo precisare che è l'uso di come si usa questa staffa. La rotazione devo tirare la staffa verso l'esterno, ma pochissimo, sono 2 mm. Perché è stato fatto questo sistema? Perché se io non avessi fatto questa forte tensione con questa bella molla, il prodotto avrebbe girato anche col rinculo del fucile. Infatti, come è stata pubblicata, la gente ha cominciato a dire: ma col rinculo si gira. No, non si gira, non è che qui stiamo a asciugare scogli, insomma. Il prodotto è stato fatto con tutti i criteri. Tiro verso l'esterno, ruoto la mia staffa e il prodotto non va a nessuna parte con il rinculo del fucile. Ecco qua. Insomma, avere anche un po' di fiducia nei progettisti italiani è quello che auguro a tutti quanti. Comunque, mi sembra di aver detto tutto. Il prodotto della Sigatsuba viene venduto con tacchetto verde militare e parte metallica nera, con anodizzazione dura, ossidazione dura. E niente, penso di avervi detto tutto. Naturalmente, se andate a fare questo movimento senza aver fissato la staffa sulla slitta, forse sarà un po' più difficile per voi. Per me no, perché lo conosco, l'ho fatto io, lo conosco. Però quando andate a fare questo movimento, non essendo fissata questa parte sull'impugnatura e qui non essendoci la telecamera che aumenta la leva, questo movimento lo troverete un po' duro, difficoltoso, ma in acqua vi assicuro che è stato calibrato alla perfezione. Questa già la trovate in molti negozi, perciò io vi ringrazio e vi do appuntamento all'Eudi per poterla toccare con mano, poterla provare e poi anche per vedere le altre sorprese che ho in riservo appunto per la fiera dell'Eudi. Vi ringrazio e vi do un saluto affettuoso. A tutti!